Credo di sì. Noi siamo venuti con l'intento di fare la nostra partita per quello che erano le nostre forze. Sapevamo ed eravamo coscienti di trovare davanti quella che oggi ha detto ad alcuni vostri colleghi la squadra più forte del girone, sicuramente. Per cui sapevamo delle difficoltà a cui andavamo incontro. Però credo che la squadra abbia mostrato una buona personalità, ha cercato di concedere poco, di provare a fare la sua partita. Certamente ci sono stati momenti a partita un pochino migliori, un pochino peggiori. Quello che dispiace è che credo che pur avendo concesso poco per una partita a Siena contro il Siena in casa del Siena, pur avendo concesso poco, credo che potevamo riuscire a portare via un risultato positivo. E credo che forse in fondo, se andiamo ad analizzare anche le situazioni nel finale, eccetera, ci poteva anche stare. Credo che nessuno avrebbe gridato allo scandalo se noi oggi fossimo usciti con un pareggio da Siena. Per cui io ai ragazzi devo dire bravo, è pur vero che non è stata forse la nostra miglior partita, ma come sempre va sempre visto quelli che sono stati i meriti e demeriti nostri, i meriti e demeriti del Siena. Però se devo dare un giudizio, forse ancora a caldo, forse ancora sotto adrenalina, ma credo che il pareggio probabilmente ce lo potevamo portare a casa tranquillamente. Comunque, essenzialmente a me è sembrata una gran bella partita, cioè per una serie di... Ora, al di là del fatto che poteva pareggiare, ma che mi sembra tutto sommato che c'era una bella barometta a vincere, No, però devo dire che due squadre hanno fermato la posizione della sera. lei ha pienamente ragione. E ha pienamente ragione a dire che il Siena non ha rubato niente a vincere, il Rieti non avrebbe rubato niente a pareggiare. Credo che sia, possiamo dire tutte e due le cose. Poi sull'analisi della partita credo sia stata una partita di buon livello per questa categoria, sicuramente, anche se ho il rammarico che probabilmente la nostra formazione l'ho vista esprimersi anche meglio. Io ho detto, potevamo forse fare qualcosina di più. E questo un po' me ne rammarico perché per noi questa era una partita bella da giocarsi, l'abbiamo affrontata con molta serenità, sapevamo che non avevamo niente da perdere perché, o meglio, da perdere c'è sempre, perché poi quando si esce sconfitti dal campo hai sempre perso, però voglio dire, dal punto di vista degli obiettivi, noi ci siamo trovati in questa situazione e ce la siamo giocata fino in fondo, voglio dire. E quello che mi preme è che ora la squadra continua ad andare avanti perché il campionato per noi non è finito. Non voglio assolutamente che usciamo da questa partita magari nel rammarico e depressi, assolutamente no, dobbiamo continuare a fare le nostre ultime 8 partite, a cercare quello che è diventato da alcune giornate, una volta raggiunta la salvezza, il nostro obiettivo che sono i playoff, per cui voglio, pretendo che la squadra sicuramente vada avanti e si giochi queste ultime 8 partite in maniera decisa. Dovevamo esprimerci meglio, che cosa è mancato in particolare, quali gli aspetti? Forse c'è stato un Gai non nella Ma giornata non, migliore, non so, magari non puoi Gai, no, parlare dei singoli, però non qual mi è? piace parlare dei singoli. Gai posso solamente dirvi che per tutta la settimana si è allenato pochissimo, purtroppo è venuto da un infortunio subito domenica scorsa, per cui ha recuperato, ha già fatto troppo a fare quello che ha fatto. È pur vero che potevamo, ripeto, senza entrare nel dettaglio dei singoli, ma potevamo forse riuscire ad esprimere qualche qualità in più che tutto sommato penso che questa squadra possa esprimere e ha espresso, non solo lo penso, lo ha espresso fino ad oggi, voglio dire, per cui credo che le nostre 7 vittorie fuori casa non siano un caso, per cui normalmente siamo riusciti ad avere più pericolosità nella fase offensiva, oggi ci siamo riusciti un pochino meno. L'esodo dei tifosi, vuole spendere una parola. No, assolutamente no, una, due, tre, quattro, nel senso che per me da quando sono arrivati mai era successo, ma neanche in casa probabilmente a volte abbiamo questo seguito, per cui sono felice, li ringrazio enormemente e non solo, spero che questo passo falso non li abbatta assolutamente, anzi abbiano apprezzato il fatto che la squadra ci ha provato con le sue forze, con quelle che erano le sue forze, ma ci ha provato fino in fondo, ha dimostrato di essere una squadra combattiva, ha dimostrato di essere una squadra che gioca per la maglia,
cui spero che questo loro lo apprezzino e spero che continuino a seguirci sicuramente, ma prima di tutto va da parte mia e della squadra un caloroso e un grande ringraziamento per quello che hanno fatto. Ecco, ieri quando si davanti al test vanno indietro in 600, in 700, secondo lei, ecco, quanta impressione può fare se lei si è concentrato del corso di oggi e ha giustamente ragione, questi anche i giocatori del Siena, quando si girano, se ne trovano dietro 800, 700, magari poi Ma qualche guardi, volta se il risultato non è quello, ma questo fa però. parte, chi vuol fare il calciatore, questo fa parte del gioco. Un po' di calcio l'ho fatto anch'io. Io sono andato a Carrara con 2.000 persone al seguito, con 3.000 persone al seguito, a Viareggio, per cui sto parlando di quando, per cui non è che no, non è mai capitato. Capita, se sei in certe piazze è ovvio che se vuoi giocare e vivere il calcio in certe piazze questa è la normalità. Poi è pur vero che chiaramente i ragazzi che vanno in campo sono ragazzi, a volte non abituati, ma guardi, se le dico di più, forse anche noi oggi abbiamo pagato questo, perché anche noi oggi forse abbiamo pagato la non abitudine a certe gare, la non abitudine a certi stadi e forse un po' del rammarico che c'è può essere derivato anche da questo, che forse la nostra espressione non è stata massimale. E era ovvio che a Siena potevamo venirne fuori solo se riuscivamo a avere una prestazione massimale, perché noi sappiamo e siamo coscienti, ve l'ho detto 5 minuti fa, che il valore del Siena è assoluto in questo campionato.